Buongiorno e un cordiale benvenuto ai nostri ascoltatori per questa nuova puntata di Un caffè con jsbach.it. Il nostro ospite di oggi è il maestro Lorenzo Ghielmi, a cui diamo un cordiale benvenuto e ci congratuliamo perché sfoggia una tazzina da caffè con la cantata del caffè di Bach, che vince quindi il primo premio assoluto per appropriatezza. Sì, assolutamente. Ringraziamo il maestro Ghielmi per essere qui con noi e per aver accettato questo nostro invito. Lo presentiamo brevemente, anche se necessiterebbe di ben altre parole. Comunque, per chi non lo conoscesse, Lorenzo Ghielmi è uno tra i più affermati interpreti dell'opera organistica e cembalistica di Bach e in generale si è occupato per anni di esecuzione della musica rinascimentale e barocca. Tiene concerti in tutta Europa, ma anche nel mondo, in Giappone, negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico, e ha all'attivo una marea di registrazioni radiofoniche e discografiche. Tra quelle discografiche ricordiamo quelle per Winterwinter, Passacaglia, Armonia Mundi, Teldec, ma sono davvero tante. E sempre tra le sue registrazioni ci sono quelle di Brahms, quelle di Bach e poi dei concerti di Handel e di Haydn per organo e orchestra, tutte queste sono state premiate dal Diapason d'Or. E ha pubblicato, perché il maestro Ghielmi, oltre a essere un fine interprete e organista, è anche un musicista che continua a fare ricerca e che fa della ricerca parte del suo lavoro, quindi ha pubblicato un volume su Nicolaus Bruhn e studi sull'arte organistica nel XVI e XVII secolo e anche diversi altri lavori sull'interpretazione delle opere di Bach. È organista titolare dell'organo Arendt della Basilica Milanese di San Simpliciano, dove ha eseguito l'opera omnia completa di Johann Sebastian Bach, per organo ovviamente, e fa parte della giuria di diversi concorsi internazionali da Toulouse, Chartres, Tokyo, Bruges, poc'anzi ci diceva addirittura a Lipsia. Inoltre, così da bravo organista e da bravo seguace di Bach, ha seguito anche la progettazione di numerosi nuovi organi, tra cui quello, il grande strumento nella Cattedrale di Tokyo, e dirige un ensemble strumentale che è la Divina Armonia. Dunque, ancora grazie e benvenuto al maestro Ghielmi. E come sempre ci piace Buongiorno a tutti. iniziare con una domanda. Buongiorno. Come sempre ci piace iniziare con una domanda personale, proprio che ci dà anche un po' la dimensione del caffè preso insieme, e le vorremmo chiedere di condividere con noi un ricordo particolare e speciale legato alla musica di Bach. Dunque, ci pensavo, veramente cos'è di particolare legato alla musica di Bach. In realtà ne avrei 100.000 di ricordi legati alla musica di Bach, a partire forse dal mio inizio nella musica. Vale a dire, io ho iniziato a suonare, forse a 6 anni era, casualmente perché mia sorella maggiore in realtà prendeva lezioni di pianoforte e l'insegnante veniva a casa. E quindi i miei genitori hanno detto: ma già che viene, forse potrebbe anche il fratello più piccolo fare un po' di pianoforte. Però non è che la cosa mi entusiasmasse molto. Penso moltissime volte passavano le settimane in cui il libro rimaneva esattamente nella posizione in cui l'insegnante l'aveva lasciato. Però nelle vacanze fra la quinta elementare e la prima media, andai in una specie di colonia estiva in montagna, era come un istituto, non so di che frati o che cosa, e eravamo tanti ragazzini e c'era una cappella in cui un organista, che mi ricordo vagamente, suonava una musica che mi piaceva tantissimo. E quindi un giorno ebbi il coraggio di avvicinarmi e di chiedergli, e lui mi chiese: ma tu sai un po' suonare? E io dicevo: sì. E allora questo mi insegnò l'inizio di una fuga, che era la fuga in do minore del primo libro del clavicembalo ben Wow. temperato. Logicamente solo il primo tema e la risposta in cui il controsoggetto non era detto che riuscissi veramente a suonarlo. Però aver messo le mani su un organo fu per me veramente una fulminazione e praticamente io tornai a casa e dissi: io non voglio più fare lezioni di pianoforte con questo insegnante che mi insegnava delle cose improbabili, piccolo Montanaro e via dicendo.
ma io voglio studiare organo e io voglio studiare Bach. I miei genitori rimasero molto sorpresi della cosa e si interessarono. Casualmente, scoprimmo che nel nostro condominio c'era un insegnante, un vecchio insegnante, che era l'insegnante d'organo della Civica di Musica, e andammo a parlare. Questo poverino era una persona molto anziana, tra l'altro morì l'anno dopo e non aveva più allievi, per cui io entrai in scuola civica di musica allora senza neanche fare l'esame d'ammissione per fare organo. E con questa idea che mi piaceva tantissimo questo brano di Bach. Poi la strada fu veramente molto variegata, arrivò un nuovo insegnante, molto più bravo, più preparato. Mi ricordo un altro, scusate, aggiungo un altro aneddoto. Dopo 2 o 3 anni mi disse: e ora sarebbe ora di comprare forse una raccolta di tutta l'opera organistica di Bach. E io gli dissi: sì, mi dica che edizione. E lui sapeva che stava uscendo la Neue Bachausgabe, che era venduta all'epoca da un negozio che esiste ancora, che si chiama La Bottega di Scantica, che vendeva anche Certo, spartiti discanti. musica d'organo. E io andai e comprai, costavano tantissimo, c'era solo l'edizione rilegata. Comprai i 3 volumi con grande sacrificio che erano usciti, pensando che poi da lì a qualche settimana sarebbero usciti anche gli altri volumi. Peccato che questi volumi della Neue Bachausgabe praticamente uscirono forse quando mi diplomai, non erano ancora usciti tutti. Però mi ricordo che nei primi tempi io andavo a scuola in bicicletta. E una volta al mese circa passavo la Bottega di Scantica a dire: scusate, non è che è uscito un altro volume dell'opera di Bach? Assolutamente senza capire niente di quello che succedeva. E mi ricordo quando c'era un volume nuovo, per me era una cosa incredibile perché passavo tutto il tempo, cioè non mi ponevo neanche l'idea che ci potesse essere un'altra edizione. Io ormai avevo deciso che volevo comprare quell'edizione. Niente, Beh. questi sono alcuni aneddoti, ma appunto, ripeto, in questi giorni di forzata clausura ho fatto un pochino di ordine, eccetera, e ho riordinato anche le registrazioni discografiche che avevo in giro. Ho detto forse sarebbe il caso che inizio, avendo compiuto a 60 anni, a riordinare tutto il caos che mi ritrovo in casa in modo che i posteri o i figli sappiano che cosa possono direttamente buttare via e che cosa possono ordinatamente trovare, come dire, già a posto. E mi sono reso conto, ho fatto ben 20 CD di Bach, che vuol dire che veramente la musica di Bach mi ha accompagnato praticamente per tutta la mia carriera musicale, tenendo presente che quasi sempre per me quando ho registrato un disco è stato l'arrivo di un percorso, vale a dire ho iniziato a studiare, ho iniziato a interessarmi, ho iniziato in un certo senso a chiedermi se valesse la pena, se avevo da dire qualche cosa che mi sembrava diverso da quello che c'era già. Che non è facile e soprattutto lo trovo ora per i giovani addirittura sconfortante perché allora di chiedersi se c'era qualcosa di diverso voleva dire confrontarsi con quei 3 o 4 dischi che si riusciva a recuperare. Ora basta andare su YouTube e uno sente 50 versioni differenti, quindi il margine per dire qualche cosa di nuovo diventa sempre più piccolo e sempre più difficile. Massima, sì, infatti ci ha rubato una delle domande, rubato simpaticamente, una delle domande che era proprio: ma come fa ormai un interprete a dire qualcosa di nuovo? Anche perché lei stessa nella discografia bacchiana, che ad opera di interpreti italiani che abbiamo fatto sul nostro sito a cura di Chiara Bertoglio, su jsbach.it, lei figura con l'incisione di ben 109 tracce bacchiane. E speriamo soltanto di non averne dimenticata nessuna, per cui lei stessa praticamente ha oberato il nostro database, ma di grande e bella musica. E tra le... Penso di aver fatto assai di più Eh sì, ma perché infatti mi quando sa lei che...
Io penso che ho superato le 300 tracce. Logicamente ci sono alcuni dischi tipo le suite francesi o così, che da soli sono 40 tracce perché ogni danza ha la sua traccia. Tra l'altro è appena uscito, ce l'ho qui. Questa è l'ultima fatica, è uscito, ho tolto il cellophane per farvelo vedere senza riflessi. Sono le sonate per violino e basso continuo, che è Wow, appena uscito per bellissimo. Sakai. Non so se è già in commercio, se lo Con chi sarà le ha eseguite? prestissimo. Con chi le ha Con fatte? Mayumi Hirasaki, Ah, sì. che è il primo violino anche di Concerto Köln e con cui Sì. suono molto di frequente. E abbiamo Allora. registrato appunto tre sonate, due sicuramente attribuite a Bach e una in do minore la cui autorità è discussa, che sono appunto i pochi resti della molta musica da camera di Bach, che purtroppo è stata fra i generi che hanno subito più di altri la perdita delle fonti. Probabilmente sono stati affidati ai figli minori la musica da camera, a Johann Christian, che consideravano ormai questa musica passata di moda, passata Certo. di genere. È stata forse il campo dell'eredità bacchiana più penalizzato dalla perdita delle fonti. Sì, ma sicuramente. Comunque, ovviamente, se lei volesse, se si accorgesse che ci siamo dimenticati di qualcosa e avesse voglia di comunicarcelo, siamo sempre ben grate di Inseriamolo. implementare. Così come se ci sono grandi novità come quella che ci sta dicendo ora, assolutamente siamo sempre felici di poter diffondere nel nostro piccolo anche per dare risonanza. Tra le sue, abbiamo detto quindi 300 rotte tracce, ci correggiamo, c'è anche l'arte della fuga, tutta l'arte della fuga, è un capolavoro tanto affascinante quanto complesso. Che cosa implica registrare un'opera come questa nell'ambito soprattutto delle scelte interpretative e anche generali e poi anche nei dettagli stilistici per questioni di carattere testuale, eccetera? Dunque, l'arte della fuga è stato un progetto che ho fatto in realtà insieme a mio fratello, che è violista da gamba, lui è professore al Mozarteum di Salisburgo, e logicamente i violisti da gamba hanno certo, per fortuna, alcune pagine bacchiane, le tre sonate, altri brani celebri nelle passioni, le arie celebri nelle passioni, però sono sempre alla ricerca di ingrandire questo repertorio. E continuando la tradizione del consort delle viole da gamba, che per eccellenza suonava musica polifonica, spessissimo l'arte della fuga è stata presentata anche appunto con un quartetto di viole. Addirittura con un quartetto d'archi, diciamo, nella storia dell'interpretazione dell'arte della fuga, è frequentissima l'esecuzione con un quartetto d'archi. Parlando con mio fratello, ci siamo detti, forse potrebbe essere una maniera di combinare le cose, vale a dire il suo quartetto di viole, io nelle varie aneddoti bacchiani della mia vita, ho anche una pazzia, vale a dire, lessi un articolo di Eva Badura Skoda apparso sul Bach Yearbook che parlava di Bach e il pianoforte, in cui Ho presente. sosteneva, la musicologa lo conosce, penso, questo articolo, no? In cui sosteneva che un avviso del giornale di Lipsia del 1733, riferentesi a un concerto in cui del Collegium Musicum in cui veniva presentato un clavicembalo di nuova invenzione, si riferisse al pianoforte Silbermann. E Eva Badura Skoda esaminava una volta di più la questione di Bach e il pianoforte, mettendo in risalto anche una di quei luoghi comuni
che si trascina nella musicologia in maniera errata, vale a dire tutti conoscono come Bach, incontrando il pianoforte costruito da Gottfried Silbermann, ne abbia criticato alcune cose, vale a dire gli acuti troppo deboli, la tastiera schwer, che potremmo discutere se vuol dire pesante o difficile da suonare, e, insomma, alcune caratteristiche che non gli sembravano convincenti. E questo è quello che mediamente viene ripetuto oggi, in cui si dice, ah sì sì, ma Bach comunque, sì, il pianoforte in realtà non l'ha amato, anzi non bisogna suonarlo Bach a pianoforte perché lui lo voleva sul clavicembalo, forse sul clavicordo, e dice. In realtà il racconto antico di Agricola continua, non finisce lì dove finisce questa descrizione. E dice, ci dice che Gottfried Silbermann, organaro e cembalaro, era una persona molto orgogliosa e non tollerava la critica. E quando Bach gli fece notare queste cose, smise di produrre fortepiani fin quando non riuscì a superare questi difetti criticati da Bach, che in realtà si accorgeva fossero veri. E a questo momento ripresentò lo strumento a Bach, avendone la lode senza riserve. Non solo, Eva Badura Skoda ci fa vedere come Bach servì da tramite per vendere un fortepiano di Silbermann al conte Braniński, che era un nobile di origine polacca, e ancora come nel testamento fra gli strumenti lasciati da Bach c'è uno strumento particolare che viene definito furniert, cioè intarsiato, un clavicembalo intarsiato, che dice sarebbe bene che rimanesse presso mia moglie Anna Magdalena. Orbene, quando Anna Magdalena muore, il mese dopo degli amici della famiglia Bach vendono questo clavicimbel furniert, che viene però descritto come fortepiano costruito da Gottfried Silbermann. Allora Eva Badura Skoda ci fa notare come quello che noi chiamiamo pianoforte all'epoca, ancora fino all'epoca di Beethoven e di Schubert, veniva spesso chiamato clavicembalo col pianoforte. Sì. E che quasi sicuramente Bach ha avuto alla fine della sua vita un fortepiano in casa. Partendo da questo, io ho detto, ah ma interessantissimo, voglio vedere un fortepiano Silbermann. E mi sono reso conto che in realtà nessuno ancora aveva costruito o ricostruito un fortepiano Silbermann. Gli unici tre che esistono non sono veramente in condizioni suonabili. Sono uno a Norimberga e due a Berlino. E al che io nel 1996 ho ordinato a un cembalaro di Milano, Andrea Restelli, di farmi la copia di un Silbermann, di un fortepiano Silbermann. Follia totale, lui non aveva mai costruito un fortepiano, ora è diventato uno degli più affermati costruttori di fortepiano. Fu anche una fortuna perché mi fece un preventivo simile a un cembalo, tranne dirmi alla fine che praticamente lo pagavo 5 euro all'ora per il suo lavoro, perché aveva impiegato 4,5 volte il tempo di fare un cembalo. Infatti il secondo che costruì per le sorelle Lebec se lo fece pagare 4 volte tanto di quello che lo pagai io. Però questo strumento è uno strumento molto particolare con cui io a un certo momento ho iniziato a registrare della musica la più tarda possibile. Quindi ho registrato delle cose del secondo volume del clavicembalo ben temperato, ho registrato l'offerta musicale e ho pensato che poteva essere interessante proporre l'arte della fuga con questa sonorità. E quindi il disco dell'arte della fuga combina sostanzialmente il quartetto di viole, il fortepiano Silbermann e il clavicembalo, e spesso suoniamo anche insieme il fortepiano Silbermann e le viole nella maniera, diciamo, antica con cui una polifonia poteva essere raddoppiata. E questa era, in un certo senso, quello che ci sembrava
l'originalità dell'interpretazione. Dopodiché questo per me è stato anche uno studiare tutte le problematiche che sono enormi dell'arte della fuga e arrivare alla conclusione che l'idea romantica del torso dell'artista, del titano che vuole combattere nel raggiungimento della bellezza contro il fato e che muore lasciando l'opera incompiuta, è una pura idealizzazione romantica, perché Bach era molto più un artigiano del Medioevo che faceva il suo lavoro al servizio di Dio, lo faceva bene, però il giorno, come il costruttore di cattedrale, in cui mancava, non era inteso che nessuno poteva più toccare niente se non arriva la sovrintendenza, ma che qualcun altro avrebbe compiuto l'opera. Quindi, rifiutando l'idea che la musica fosse lasciata incompiuta per volontà, ho iniziato a studiare la cosa e devo dire, questo mi ha portato a riflettere e ho completato l'ultimo contrappunto, il contrappunto 14. In realtà su queste cose è poi uscito un articolo sul Basler Yearbook che chiarisce i criteri di questa cosa, che sono molto meno titanici di quello che invece sono stati molti altri tentativi di completare quest'opera. Tra l'altro ero in giuria del concorso di Graz d'organo insieme a Christoph Wolff, che conosco molto bene, e questa cosa qui ne abbiamo discusso a lungo insieme. Lui aveva visto anche il mio completamento e mi ha detto: ah, bellissimo, sono pienamente d'accordo. Avevo avuto la benedizione di Christoph Wolff, del grande esperto bacchiano. E ora ho, tra l'altro, appena pubblicato, cioè su Amazon, praticamente in self-publishing, non solo questo completamento, ma anche preso da questa clausura, ho finito dei lavori che avevo in giro da anni, che mi trascinavo, altri 4 brani che dell'opera di Bach ci sono arrivati come frammenti, e li ho pubblicati, quindi sono trovabili appunto. Io, Sebastian Bach, mi sembra il titolo è Organ Works in Preserved in Fragments, in cui li ho cercato di, con una maniera che vuole essere creativa, ma in una maniera che vuole essere come di un restauratore. Sì. Che in un certo senso tenta di essere il più aderente allo stile in modo di non turbare quello che ci sia presente e che permetta però la fruizione di questa musica, perché a differenza di un dipinto in cui manca una figura, una musica in cui manca metà della musica non viene suonata. Certo. E credo che questo desiderio anche appunto sia di rendere fruibile, quindi anche di divulgare, così come anche di completare, di dare forma insomma a quello che purtroppo è rimasto allo stato frammentario, corrisponda anche a quel desiderio che Bach stesso ha dimostrato molte volte di dare una completezza alle sue opere, dare una forma molto bella insomma. E in questa direzione si inserisce anche secondo me il suo progetto di esecuzione dell'opera omni-organistica di Bach, che è una maratona dal punto di vista fisico, intellettuale, spirituale e artistico. Cosa l'ha spinta a cimentarsi in questa impresa e qual è l'aspetto più prezioso che ha tratto da questa esperienza? Dunque, l'esecuzione dell'opera organistica io la feci a San Simpliciano a partire dal 91, quando fu costruito questo grande organo, che anche questo è stato una storia incredibile, un progetto incredibile. E in realtà l'esecuzione che ne fece non era una serie di concerti tradizionali, ma erano una serie di musica prima della messa.
Vale a dire, mezz'ora prima della messa io ho suonato per 4 anni, ogni mese, per due motivi. Prima cosa perché penso che la musica di Bach ha un senso religioso molto profondo, che va molto al di là dell'applauso, anzi, se possibile, che non vuole l'applauso, ma che porta a qualche, che è, come dirà, una trascendenza in sé. Poi personalmente per me era una sfida a studiarla ancora più profondamente. E poi all'inizio avevo una certa ingenuità, nel senso che mi sembrava di averne già molte in repertorio, tranne che per i primi mesi uno vive di rendita. Poi a partire dal secondo anno uno si accorge che appena ha finito di suonare deve andare a casa a studiare per quello che deve fare il mese dopo. Perché la musica di Bach non si studia dalla mattina alla sera, veramente è musica che chiede sempre, ha una profondità tale, ha una ricchezza di scrittura tale che prende sempre tantissimo tempo. Per me è stata un'esperienza notevole, dico sempre che l'organo Arend per me è stato il mio vero insegnante d'organo. E a tutti gli organisti, gli allievi, anche che ho avuto, giovani e talentuosi, gli dico: appena potete nella vita, fate l'esperienza di misurarvi con l'opera completa di Bach, perché veramente è una palestra incredibile e tra l'altro molto varia, perché se si confronta i brani scritti quando aveva 15 anni con le ultime composizioni, c'è veramente una differenza di atteggiamenti, di tecnica, di tutto che danno di per sé varietà. Beh, sì, sicuramente, nel senso che per tutti, sì, Bach diventa poi un compagno di una vita che ci portiamo avanti e che ogni volta dici, boh, ma qual è l'inizio, qual è la fine? C'è una fine? Com'era l'inizio? Eccetera. Purtroppo ci mancano pochi minuti e quindi passo all'ultima domanda un po' di rito che facciamo, però che non è tanto di rito quanto veramente di consiglio, diciamo, da persone che più grandi di noi e più grandi sia in termini di età, possiamo dirlo, sia soprattutto in termini di esperienza, di consapevolezza, eccetera. E da una realtà piccola, da una giovane associazione, giovane anche proprio in termini di mesi, come quella di gsbach.it, lei che cosa si aspetta? Cioè, cosa si aspetta da una realtà come la nostra che vorrebbe cercare di fare da punto di connessione tra studi musicali, tra performance, musicologia a livello nazionale, internazionale e fare un po' calamita, diciamo, delle diverse e infinite iniziative bacchiane che ci sono in Italia. Ma diciamo che penso che sempre di più, e forse ancora dopo questa pandemia lo sarà ancora di più, è chiaro che la cultura in Italia dipende soltanto dall'iniziativa dei giovani. Io già da tempo lo dico agli allievi, non lamentatevi che non vi chiamino per i concerti, che non trovate le sovvenzioni, le cose. L'Italia non sarà mai come la Germania o come il Belgio, in cui potete semplicemente aspettare che se siete bravi potete vivere da musicisti. Dovete diventare promotori culturali. Volete fare i musicisti, dovete darvi da fare, quindi appassionare le persone, fare capire che quello che avete è qualcosa che vale, per cui vale la pena investire tempo, soldi che è bello in un certo senso quello che fate. Se non lo dite, non vi verranno a cercare. Spero che la vostra associazione contribuisca in questo senso, in particolare proprio sulla musica di Bach, che secondo me non è bella, è bellissima. Grazie. Grazie maestro per questo augurio, grazie per il suo tempo e tanti tanti auguri per tutti i suoi bellissimi progetti dedicati a Bach. Grazie Grazie. moltissimo, arrivederci. Arrivederci.